hanno cominciato dagli scantinati fatiscenti delle ex palazzine olimpiche dei Moi, dove circa 60 nordafricani vivevano ammassati tra rottami, bombole di gas, niente acqua e allacci di fortuna alla corrente elettrica. Così stamattina le auto della Digos sono arrivate nel quartiere del Lingotto insieme alle ambulanze. Non tutti gli sgomberi vengono per nuocere e Torino mostra come sia possibile un progetto di ricollocazione. È dunque per motivi di sicurezza che è stata presa la decisione di uno sgombero ordinato 3 anni fa e accelerato dal sindaco Chiara Appendino, che aveva affrontato la questione anche con il ministro dell'interno Marco Minniti. Ma prima è stata trovata una soluzione alternativa e grazie alla diocesi di Torino già 80 posti letto sono stati messi a disposizione. Ora il progetto di ricollocazione proseguirà gradualmente per i circa 1000 occupanti delle palazzine e nel corso dei prossimi 3 anni verranno trasferiti in nuovi alloggi, un'immagine decisamente distante da quella piazza dell'Indipendenza a Roma lo scorso agosto.